una lunga fuga a due a caratterizzare la seconda frazione del Giro d'Italia Amatori 2016. In fuga per 40 km Davide D'Angelo del team GoFast e Alessandro Fantini della Melania OMM. Perfetto, l'accordo tra i due che arrivano a guadagnare fino a 48 secondi di margine sugli inseguitori. Ed è volata sul traguardo di Montesano sulla Marcellana, a spuntarla è Davide D'Angelo del team GoFast che precede Alessandro Fantini. In terza posizione Antonio Gaetano Colletta, quarto Luigi Severino Balzano, quinto Sirio Sistarelli. Conclude in quindicesima posizione la maglia rosa Francesco Pizzo che conserva la maglia per 4 secondi. Davide, un'andatura elevatissima fin dai primi chilometri, a 40 km dal traguardo uno scatto imperioso con Alessandro, che finale! Sì, ho provato più volte ad emergere, poi l'ultima volta per fortuna è andata bene, ho avuto un ottimo compagno di fuga, Alessandro Fantini, nonché un mio carissimo compaesano, e niente, abbiamo dato l'anima e per fortuna è andata bene. Davide, una dedica per questa bella vittoria? Sì, vorrei dedicare questa vittoria ad Alfredo Venturi, responsabile Group Cycling ISAIF, e a Gaspare Firmani. Francesco, tenacia, esperienza, anche fortuna, tutto questo per conservare la maglia per 4 secondi. Sì, è stato molto difficile oggi, più di quanto mi aspettavo. Sinceramente ho dato tutto, più di quello che avevo. Voglio ringraziare alcuni amici siciliani, sinceramente la Lombardo in particolar modo, che conosco da anni, e grazie all'amicizia siamo riusciti a collaborare e a mantenere questa maglia. Speriamo per domani di portarla in Sicilia.